Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ideologia ebraica, risposte. Questo video, e diciamo lo faccio per rispondere ad alcuni commenti che sono apparsi in calce ad uno dei miei video immediatamente precedenti ed intitolato L'ideologia ebraica. E quindi queste risposte che do pubblicamente ovviamente valgono sia come integrazione del video L'ideologia ebraica e valgono anche dare io risposta ai commenti di alcuni visitatori, di alcuni amici. Mi scuso se non sono in grado di rispondere a tutti. Mi sono soffermato soprattutto sui commenti dell'amico Ganryu777. Ganryu777. Allora, ne ha scritti tre e tutti interessanti, che sia chiaro, anche se sono commenti di opposizione ad alcune mie posizioni, ma a me va bene questo. Quando non si offende nessuno, va bene, il dialogo va benissimo, ci mancherebbe altro. Allora, Ganryu777 invia tre commenti. In uno scrive, nel primo scrive: gli ebrei vennero maledetti da Gesù Cristo, coloro che lo vollero crocifisso. Non faccia, cioè Serafino Massoni, non faccia lei Serafino, di tutta l'erba un fascio. È anche per questo che ebrei e cristiani ancora non trovano un dialogo. Ma come? Ma se noi dovremmo benedire, no, 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 noi cristiani dovremmo benedire gli ebrei? Perché se gli ebrei non l'avessero crocifisso Gesù Cristo, non ci sarebbe stata la redenzione dell'umanità secondo la dottrina cattolica e non si sarebbero aperti. E Gesù, se gli ebrei non avessero messo in croce Gesù, non ci sarebbe stata la redenzione dell'umanità, non si sarebbero aperte le porte dell'inferno e del paradiso. Beh, meglio che se non si fossero aperte quelle dell'inferno, non si sarebbero riaperte le porte del paradiso per quelli che erano morti e che dopo il peccato originale, no? Nel giardino dell'Eden, non potevano andarci in paradiso, manco all'inferno, beati loro, manco all'inferno per la verità, perché sapete, sì, la crocifissione di Gesù ha redento l'umanità, però ha aperto le porte del paradiso, ma anche dell'inferno, Io avrei preferito che le porte dell'inferno restassero chiuse. Caro amico, noi lo dovremmo benedire, a meno che tu non mi voglia sostenere, voglio sostenere la mia tesi. E cioè che gli ebrei vanno maledetti perché, ubbidendo al piano divino, hanno consentito la redenzione dell'umanità tramite la crocifissione dell'agnello di Dio e quindi la riapertura del paradiso, ma pure dell'inferno. Non è mica una cosa bella la riapertura dell'inferno, Non è una cosa bella per niente, caro amico. Caro amico, ma lo sai tu, vero, che noi cristiani abbiamo inferno e paradiso? Come gli islamici, inferno e paradiso. Gli ebrei non ce l'hanno l'inferno e il paradiso, sai? Il loro Dio è un Dio molto più buono del nostro. Lo sai? Ma tu lo sai, caro amico, che esiste l'inferno? Ganryu 777, ma tu lo sai che per noi cristiani e che per gli islamici esistono inferno e paradiso? Lo sai o non lo sai? No, il Dio degli ebrei non ha creato né inferno né paradiso. Pensa un po' te. E lo devo poi definire un Dio cattivo, Yahweh? Ma caro, io definirei un Dio cattivo è il Dio dei cristiani, che c'ha l'inferno e il paradiso. Perché che ci sia il paradiso mi va bene, ma che ci sia l'inferno non mi va bene. A meno che tu non sia sicuro di andare in paradiso. E perché che ci sta a fare l'inferno? Qualcuno ci andrà, no? È inutile che i teologi progressisti continuino a dire l'inferno non c'è, oppure se c'è, l'inferno è vuoto. Vabbè, ma in parrocchia i preti mica ti dicono queste cose. Io so che ci sono ancora delle preghiere dove c'è scritto, le sento recitare, dove c'è scritto: Signore, liberaci dalle fiamme dell'inferno. E vaglielo a chiedere al tuo parroco.
se l'inferno c'è o non c'è, vediamo che cosa ti risponde. Se magari ti risponde sì, l'inferno c'è, ma Dio è misericordioso, non ci manda nessuno, tu gli puoi dire vabbè, ma lo potrebbe chiudere l'inferno, allora no. Cioè, voi della Chiesa cattolica fate un dogma e dite, Dio aveva creato l'inferno, però poi l'ha chiuso, proprio l'ha chiuso a chiave, non esiste più, oppure diciamo così, lo ha polverizzato. E no, non te lo dicono questo, dicono, l'inferno c'è, sì, te lo dicono. Ma Dio è buono, magari non ci manda nessuno. E vabbè, ma come fai ad avere la certezza tu di non andarci all'inferno? Ma sì, ma che ci sta a fare allora l'inferno? Se uno legge la Divina Commedia, allora bisognerebbe stabilire che eliminare la Divina Commedia dalle scuole medie superiori, perché allora Dante ha scritto tutte cose sbagliate su inferno, purgatorio e paradiso. Dovevo dire, ci vuole cioè un dogma, un nuovo dogma, dove si specifichi chiaramente, tramite l'infallibilità del Sommo Pontefice, che l'inferno è stato chiuso. Boh, non si sa quando, ma è stato chiuso. Per cui quello che ha scritto Dante non vale più, non vale più. Cioè, Dante ha scritto quelle cose là quando ancora era aperto. E dimmi tu, caro amico, dov'è che il Dio cristiano è più buono del Dio ebraico? Quanto è buono il Dio ebraico che non ci manda nessuno all'inferno, manco al paradiso, ma neanche all'inferno. A me, tra le due possibilità di incertezza tra andare in paradiso o andare in inferno, oppure di non andare da nessuna parte, preferisco non andare da nessuna parte. Caro amico, caro, io ti dimentichi sempre, è vero che secondo la dottrina cattolica c'è l'inferno, dottrina cattolica, dottrina cristiana, ma anche la dottrina islamica, c'è l'inferno, inferno e paradiso, inferno e paradiso, ma c'è l'inferno pure, c'è pure l'inferno però, per l'eternità in mezzo al fuoco, non si scherza mica, per l'eternità in mezzo al fuoco. Accidenti quanto sono buoni i due dei figli del Dio Padre Yahweh. Cristo e Allah non sono buoni per niente. È la dottrina che lo dice queste cose. Poi se Gesù non le ha dette nei Vangeli, vabbè, è la Chiesa però, la Chiesa che ha le chiavi per aprire le porte dell'inferno, del paradiso. No, non è così? Caro, ti pare un Dio buono? Uno che ti manda all'inferno per l'eternità? Dice, ma non manda nessuno. E vabbè, ma allora che ci sta a fare l'inferno? Ma chiudiamolo, no? Spranghiamolo per bene, con un dogma, però ci vuole un dogma, un dogma, un nuovo dogma, come ci sono stati i dogmi dell'Immacolata Concezione, tanti dogmi, no? E si faccia un nuovo dogma, che l'inferno c'era, ora non c'è più, è stato sprangato e non ci va più nessuno. Che si dica questo, che si dica. Finché non si dice, non c'è da fidarsi, perché sai, non è una cosa simpatica. Poi, andiamo avanti. Sempre Ganryu 777. Se gli ebrei hanno in mano il mondo, non è a causa della loro ideologia chiusa. Solo la loro razza può seguirla, evidentemente sono i primi razzisti, ma a causa del loro potere economico. Quindi, allora, se gli ebrei hanno in mano il mondo, è a causa del loro, cioè non è a causa della loro ideologia chiusa. Solo la loro razza può seguirla, evidentemente sono i primi razzisti, ma a causa del loro potere economico, a causa del loro potere economico, ma il loro potere economico che per caso gliel'hai dato tu, Gan Ryu 777? Ce l'hanno in virtù del tuo lavoro? O il potere economico se lo sono preso, accaparrato loro, indipendentemente dalla tua volontà? E gli ebrei hanno creato il patriarcato, l'ho già detto tante volte. Ce l'hanno loro il copyright del patriarcato e mi sembra anche giusto che abbiano loro il potere. Ce l'hanno loro il potere dentro il patriarcato. Beh, l'hanno fatta loro la scoperta, no? E rivendicano i diritti d'autore. Dov'è il problema? Dov'è il problema? E beh, perché non fai il conto, caro amico? Ganryu 777, di quanti sono gli ebrei al mondo? Boh, saranno 90-100 milioni, non lo so. Noi siamo 6 miliardi in tutto il mondo, ma lasciamo perdere pure i paesi poveri, parliamo dei paesi ricchi, paesi ariani, diciamo così. Ci abbiamo gli ebrei, saranno 100 milioni in tutto il mondo, gli altri saranno 1 miliardo, 1,5 miliardi, i paesi diciamo che stanno benino. Facciamo il conto, il rapporto dai premi Nobel. E vedrai tu che gli ebrei hanno fatto incetta.
in tutti i tempi di premi Nobel, ma tanto per fare un piccolo esempio, qua in Italia, Rita Levi Montalcini è un'ebrea, ma gliel'hai regalati forse tu i premi Nobel, caro amico Ganryu 777, gli ebrei? Come mai questa storia che hanno loro in mano la scienza, la tecnologia, la letteratura? Quanti premi Nobel sono ebrei? La letteratura, le arti, il cinema, la cinematografia, il giornalismo. Ma che gliel'abbiamo regalati noi cristiani o noi islamici gliel'abbiamo regalate queste cose agli ebrei o se le sono guadagnate loro da soli? Poi c'è il punto centrale qua. Dunque, se gli ebrei hanno in mano il mondo, non è a causa della loro ideologia chiusa. Solo la loro razza può seguirla. Evidentemente sono i primi razzisti. Ma caro, ma scusami, ma che scuola hai frequentato tu? Caro, ma prima di scrivere, caro, bisogna pensarci sopra, bisogna informarsi. Solo la loro razza può seguirla? Ma perché gli ebrei tedeschi finiti nei campi di concentramento erano dei semiti o erano degli ariani? Non erano, cioè ariani, non erano forse in mezzo agli ariani? Non stavano qua in mezzo agli ariani? Ma lo sai tu che tra gli ebrei ci sono popolazioni, c'è gente di tutte le razze? Razza ariana, ci sono ebrei di razza ariana, ci sono ebrei di razza nera, ci sono ebrei di razza gialla. Di razza gialla, di pelle, di colore, insomma. Bene? Uno può essere ebreo indipendentemente dal fatto che sia o non sia un semita. E qua riguardo al termine semita ed antisemita, io ho già fatto tanti video sulla questione, perché semiti sono gli ebrei, gli arabi, gli etiopi, una volta c'erano gli aramei, insomma, sono tanti i semiti, e i semiti sono ebrei, gli arabi, gli etiopi ed altri. Quando noi diciamo antisemita, surrettiziamente intendiamo anti-ebraico, ma no? Antisemita vorrebbe dire proprio antisemita. Cioè, se uno dice io sono un antisemita, vuol dire che è contro gli ebrei, contro gli arabi, contro gli etiopi e contro tutti gli altri popoli che fanno parte del gruppo semitico. Poi hanno scoperto il termine antisionista, per non dire anti-ebraico, hanno coniato la parola antisionista. Antisionista. Quando uno dice antisionista, ti dice che si presenta con una buona immagine, no? L'antisionismo è una nuova locuzione, no? Un nuovo termine per aggirare il termine antisemita, che tra l'altro antisemita è sbagliato, perché a rigor di logica, a rigor di vocabolario, antisemita vorrebbe dire anti-ebraico, anti-arabo, anti-etiope. Vabbè. E quindi no, non è vero, sì, è il popolo eletto, è il popolo eletto, si dichiara il popolo eletto, ma non hanno mai detto loro che della loro fede possono far parte soltanto i semiti. La fede per Yahweh è aperta ai semiti, agli ariani, ai neri, non hanno mai fatto loro questione di razza, si dichiarano popolo eletto, sì. Popolo eletto da Dio. Gli ariani, i germani, non si sono forse dichiarati razza superiore? Razza superiore? E allora? Eppure gli ariani germanici erano pure cristiani, cattolici, protestanti, eppure si sono dichiarati razza superiore, hanno applaudito Hitler, no? Perché al voto Hitler ci ha avuto tanti voti, mica c'erano soltanto quelli della sua ristretta cerchia, c'erano anche tanti cattolici e tanti cristiani protestanti che l'hanno votato. Quindi bisogna stare attenti quando si fanno questi discorsi. E poi, ripeto, rifletti sulla questione dei premi Nobel, perché hanno tutti questi premi Nobel? È gente che si dà da fare, ha inventato le regole del patriarcato, conosce bene le regole del patriarcato, è diventato poi patriarcal capitalismo, si dà da fare all'interno del patriarcato e hanno le leve del potere. È per questo che Hitler ci doveva pensare due volte prima di mettersi contro gli ebrei. E pensate che tanti ebrei avevano combattuto per la Germania nel corso della Prima Guerra Mondiale e si erano fatti anche onore sui campi di battaglia, avevano le medaglie al valor militare. Doveva allearsi con gli ebrei, Hitler, doveva allearsi con gli ebrei.
Quindi, da una parte il popolo eletto, dall'altra la razza superiore, di certo la seconda guerra mondiale l'avrebbe vinta. Poi io ho parlato della faccenda là, del cristianesimo. Anche il cristianesimo ribadisce il concetto di proprietà privata. Cioè, ho detto, la proprietà privata nasce come proprietà privata forte d'origine divina, nasce con i 10 comandamenti, no? Con i comandamenti mosaici. C'è un comandamento di Yahweh che dice non desiderare la roba d'altri. Ecco, quindi è Dio stesso che stabilisce che c'è la roba d'altri, c'è la roba mia e c'è la roba tua. Certamente ci sarà stata la proprietà privata, magari ci sarà stata anche prima dei 10 comandamenti, ma io parlo di un documento forte, forte che dia una legittimazione addirittura divina alla proprietà privata. E lo troviamo solo a partire dai 10 comandamenti, 1340-1330 avanti Cristo, per cui risulta che il Dio più forte che sia mai apparso sulla faccia della terra, Yahweh, che crea tutto ex nihilo, nessun altro Dio è. Nemmeno gli dei della razza superiore germanica, Odino, ha mai avuto la forza di creare tutto ex nihilo. Beh, questo Dio ti comanda, cioè comanda di rispettare la proprietà privata, la proprietà altrui. Allora ho detto che il cristianesimo, lo stesso Gesù, si è collocato sulla stessa linea dell'ideologia ebraica che si basa sui 10 comandamenti. Perché ho fatto l'esempio di quel famoso passo del Vangelo dove, che so, i sacerdoti del Tempio, che non vedevano di buon occhio Gesù, perché il messaggio di Gesù dava un po' fastidio, ovviamente, metteva in discussione lo status quo. E allora, per cercare di rovinarlo, i rabbini, gli fanno una domanda trabocchetto e gli dicono: Maestro, Rabbi, tu che sai tante cose, dici, ma noi ebrei dobbiamo o non dobbiamo pagare le tasse ai romani? Perché Roma in quel tempo occupava la Palestina e dove i romani andavano chiedevano il pagamento delle tasse, no? Chiedevano il pagamento delle tasse, anche noi cittadini italiani paghiamo le tasse. Bene, c'era il pagamento delle tasse, c'erano le legioni che stavano lì a controllare i confini dell'impero e quindi tutti i popoli pagavano le loro tasse all'impero. E allora quello era un trabocchetto, perché se Gesù avesse risposto, ma sì, è giusto pagare le tasse a Cesare, cioè a Roma, allora i rabbini avrebbero detto al popolo ebraico, avete visto, è contro di noi. È contro di noi, è contro di noi ebrei. Gesù Cristo l'ebreo è contro di noi ebrei, perché dice che è giusto pagare le tasse. E quindi il popolo ebraico avrebbe cominciato a vederlo di cattivo occhio, Gesù. Poi se Gesù invece avesse detto no, non è giusto pagare le tasse a Cesare, i rabbini avrebbero detto ai romani. Romani, avete visto che quello lì dice che non è giusto pagare le tasse a Cesare e quindi i romani avrebbero visto di cattivo occhio Gesù. Quindi doveva stare attento Gesù a cosa risponde. E cosa risponde Gesù? Gesù dice ai rabbini: fatemi vedere un po' questa moneta con la quale si pagano le tasse a Cesare, a Roma. E i rabbini gli fanno vedere la moneta. Gesù la gira, se la rigira, poi su un lato della moneta vede una effigie, che era l'effigie dell'imperatore romano del momento, che doveva essere Tiberio, e Gesù domanda: ma di chi è questa immagine, effigie? Di chi è? Di chi è? E loro rispondono: è di Cesare, dell'imperatore romano. E allora Gesù risponde: e beh, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora io nel video precedente, l'ideologia ebraica, dico: avete visto? Anche Gesù Cristo ribadisce il concetto di proprietà privata, perché dice: date a Cesare quel che è di Cesare, quindi esiste la proprietà privata di Cesare. E poi date a Dio quel che è di Dio, quindi esiste anche la proprietà privata di Dio. Ecco, a questo punto, sì, lo so bene che io non credo che voi abbiate mai trovato scritto da qualche parte che il mondo è proprietà privata di Dio. E va bene, ma è così lo stesso, anche se nessuno l'ha mai detto, ve lo dico io per primo. È così lo stesso, è proprietà privata di Dio il mondo. Poi lo spieghiamo. Allora lui mi dice:
Proprietà privata di Dio è un errore concettuale. Come dire proprietà della natura. Dio è il padre, non il padrone. Non si può fare, caro amico. Gan Ryu 777, l'analogia tra Dio e la natura. Dio è una persona. È una persona, lo sapete, no? Che Yahweh, ma anche Cristo, anche Allah, sono delle persone. Sono persone. Sono persone. Sono persone. E la natura non è una persona. La natura non può dire. La natura non può dire. La natura non ha mai detto che avrebbe creato il mondo ex nihilo. La natura non l'ha mai detto questo. È Dio, Yahweh, Cristo, Allah, sostengono di aver creato il mondo ex nihilo. La natura non può dire, non ha mai detto, non ci risulta che abbia mai detto la natura, la natura. Io adesso voglio creare il mondo ex nihilo. No, no, no. Chiaro, tu non puoi fare l'analogia tra il Dio personale, Yahweh, o Cristo, o Allah, e la natura. La natura non è una persona, è una entità, una entità impersonale, impersonale. Invece, il Dio, gli dèi, Yahweh, Cristo e là sono entità personali. Sono delle persone, persone di immensa potenza, ma sono delle persone, persone, caro. E cosa vuol dire che uno crea? Eccolo qua il problema, la questione della proprietà privata. E siamo arrivati al punto, infatti. Quando Dio crea, Dio è il creatore e il mondo. E noi siamo le sue creature. Ma proprio nel patriarcato che nasce la proprietà privata, che il pater familias diventa ha la proprietà privata della moglie e dei figli. Ma era codificato nelle leggi, si può dire quasi quasi fino all'altro ieri, ma nelle zone tribali ancora così adesso, che il pater familias ha la proprietà privata delle mogli, della moglie, delle mogli e dei figli. E può anche andare a venderli. Addirittura c'era lapidazione per chi non si comportava come si deve. E quindi c'è la proprietà privata di noi siamo proprietà privata di Dio. Anche se questo modo di esprimersi non è, diciamo così, all'ordine del giorno, ma questa è la verità. Se Dio è il creatore, noi siamo le sue creature, il mondo compreso, egli ha creato tutto, anche noi. E lui ha la nostra, ha la proprietà, noi siamo una sua proprietà privata, tant'è vero che lui dispone di noi liberamente a suo piacimento. Non ci manda mica i terremoti sulla base della nostra volontà, ce li manda a suo piacimento i terremoti e via di seguito, morte, malattie, pestilenze, quello che avviene non si muove foglia che Dio non voglia, no? Dio vede, Dio provvede, no? Non si dice, non c'è forse la divina provvidenza. È caro. No, non puoi fare, caro amico, l'analogia tra Dio e la natura. Non si può. Sono due cose diverse, Dio e la natura. Dio è una persona. La natura è un'entità impersonale. Non si può. E qua non è un errore concettuale il mio, caro. E Cristo, con quella risposta data ai maestri del Tempio, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, ha ribadito il comandamento mosaico: non desiderare la roba d'altri. E poi, caro, io devo concludere questo video tornando ad evidenziarti che tutto sommato dei tre dei, Yahweh, il dio degli ebrei, Yahweh, il dio semita degli ebrei semiti, Yahweh, Cristo, un altro dio semita, e Allah, un altro dio semita, guarda caso, tra questi tre dei, uno è il padre e gli altri due sono i figli, e il migliore rimane sempre il padre, Yahweh, perché Yahweh non ha creato né paradiso né inferno. Gli altri due figli invece, i due figli di Yahweh, cioè Cristo e Allah, hanno creato inferno e paradiso. E c'è poco da stare allegri, caro, sapendo che si può andare all'inferno per l'eternità, o in mezzo al fuoco, in mezzo al fuoco.
Dante ci ha scritto la Divina Commedia su questa faccenda. Vabbè, speriamo che venga un dogma, arrivi un nuovo dogma, venga emesso un nuovo dogma dal Vaticano, che un dogma però è, non così le paroline dolci dei parroci che ti dicono ma Dio buono non ci manda nessuno all'inferno, perché se fa presto, vabbè, però l'inferno c'è. Come si fa a avere la certezza di non andare all'inferno? Comportarsi bene, sì, ma se uno muore in un incidente stradale, muore di colpo, in peccato mortale, te lo mette il parroco, uno scritto notarile davanti al notaio, che tu comunque non ci vai in ogni caso all'inferno, perché tanto Dio è misericordioso? Beh, insomma, è misericordioso, ma lo sprofondi l'inferno, oppure lo spranghi coi catenacci, e ci sia un bel dogma del Vaticano che ci rassicuri tutto, tutti ci rassicuri che l'inferno non c'è. Oppure non ci va più nessuno, ma come dogma però, non come con la carezza che ti fa il parroco, così. Embrasson nous, vogliamoci tutti bene. Caro, le cose sono cose serie queste, se ci va di mezzo l'eternità, stare in mezzo al fuoco per l'eternità non piace a nessuno. Io ti invito, caro amico, e Gan Ryu 777, a riflettere sulla questione dell'inferno. Gli ebrei non ce l'hanno l'inferno. Forse è per questo che hanno i premi Nobel. Capito? Perché si dedicano di più alle cose di questo mondo. Anziché pensare all'aldilà, loro pensano all'aldiquà. C'hanno i premi Nobel, c'hanno l'economia e tutto il resto. E di certo non ce l'hanno per bontà tua. Queste cose se le sono guadagnate con il loro lavoro, come Rita Levi Montalcini in Italia. Va bene, cari amici. Grazie a te, caro amico, grazie a te, Ganryu 777, riflette sull'inferno, che gli ebrei non ce l'hanno. Grazie a tutti voi e a tutti, tanti saluti da Serafino Massoni.